Vogliamo rivolgerci al libro dei Proverbi, capitolo 24, i versi 30, 31, 32 e 33, 34, sono 5 versi. Passai presso il campo del pigro e presso la vigna dell'uomo del privo di senno, ed ecco le spine vi crescevano dappertutto, i rovi ne coprivano il suolo e il muro di cinta era in rovina. Considerai la cosa e mi posi a riflettere, e da quel che vidi trassi una lezione: dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare, e la tua povertà verrà come un ladro e la tua indigenza come un uomo armato. Passai presso il campo del pigro e presso la vigna dell'uomo privo di senno, ed ecco le spine vi crescevano dappertutto, i rovi ne coprivano il suolo e il muro di cinta era in rovina. Chi è costui che passa? Chi è costui che si interessa e che fa una visita inaspettata? È colui che ha deciso che in mezzo a questo mondo così abbandonato da tutti e da tutto ci deve essere un campo ed una vigna. La Chiesa di Gesù Cristo è il campo e la vigna di Dio. Ed è triste che il Signore della Gloria viene a visitare il suo campo e la sua vigna e la trova in queste condizioni. C'è nell'Antico Testamento un fatto che tutti voi conoscete molto bene. Accanto al palazzo reale di uno dei peggiori re di Israele c'era una vigna bellissima di un uomo che si chiamava Nabot, e ogni volta che questo malvagio re si affacciava era invidioso della bellezza di questa vigna. E voi conoscete la storia, che andò e proferì a questo uomo di dargli del danaro, di dargli una vigna più grande, di dargli qualcosa molto più spazioso, pur di levare quella piccola vigna che era lì sotto, che lui voleva. Il nemico dell'anima nostra è invidioso del campo e della vigna di Dio. E sarebbe ben felice di vederlo come questo campo e come questa vigna. Ma Dio ci aiuti stasera, che venendo il Signore della Gloria a visitare questo campo e questa vigna, non trovi un campo ed una vigna come questa. Perché questo campo e questa vigna è stata acquistata non con oro né con argento, ma col sangue prezioso del suo benedetto figliuolo, nostro Salvatore. E forse potremmo pensare che non solo il campo e la vigna sono la Chiesa, ma il campo e la vigna è il nostro cuore, che Dio ha meravigliosamente, gloriosamente acquistato. Questo campo e questa vigna egli l'ha adacquata, egli l'ha preparata e poi ce l'ha data in gestione perché porti frutto. Ma quale triste realtà! Il Signore della Gloria viene e trova che il suo campo e la sua vigna
sono ridotti in questo modo miserrimo. Che trova? Quando viene il padrone della vigna, che trova? Trova prima di tutto la pigrizia. Passai presso il campo del pigro. Non siate pigri nello studio, siate ferventi nello spirito. E non è un testo che noi abbiamo scritto alla scuola biblica per far studiare di più gli studenti, ma non siate pigri nell'attuare quello che Dio va comandato. Questo dice la parola. La pigrizia è antipatica, è qualcosa che veramente affligge chiunque vede qualcuno pigro, delle persone che non hanno interesse per nulla, delle persone che non hanno assolutamente una visione, che non hanno assolutamente un programma, sono persone, non lo so, perché un uomo e una donna pigro sono il disdoro della razza umana. Dio ha creato l'uomo intelligente, ha creato l'uomo attivo, ha creato l'uomo con dei programmi e dei progetti. Talvolta questi programmi e questi progetti non sono secondo la sua volontà, ma ogni persona ha certamente dei programmi e dei progetti, dai più semplici ai più sofisticati. E il pigro è una persona che non sfrutta le capacità che ha, che non sfrutta l'intelligenza che ha ricevuto e che vive miseramente unicamente perché non vuole mettere in atto quello che è il suo potenziale. Pensiamo un po' a quello che Dio ci ha dato. Ci ha dato tanto, vero? Ci ha dato delle ricchezze inestimabili. Ma che cosa ci si fa con le ricchezze inestimabili se noi non le mettiamo a frutto? C'è della gente che continua ad avere i gioielli nelle casse delle banche. Ma che l'hai comprato a fare? Un gioiello serve per adornarti. Se un gioiello tu lo compri e lo metti in una cassa di sicurezza in banca perché vale qualcosa ma nessuno lo vede, a che pro? Tutto quello che Dio ci ha dato è più di tutti i gioielli del mondo, di tutte le ricchezze del mondo, e noi non le possiamo tenere per noi, dobbiamo manifestarle. E quindi ecco che occorre il fervore dello spirito. Dio sia lodato per quelli che si mettono in movimento. Dio sia lodato per quelli che operano, che lavorano, che agiscono, che hanno iniziativa. Perché la pigrizia produce la morte. Non solo trova la pigrizia, ma trova la stoltizia. Trova la follia. Presso la vigna dell'uomo privo di senno. È uno stolto, è uno sciocco. Ma come, tu c'hai una vigna e non la coltivi? C'hai un campo e non lo usi perché sei pigro? C'hai poi una vigna che già da sola ti produce qualcosa? Soltanto gli sciocchi, soltanto i folli, soltanto le persone prive di senno. Un cristiano che ha ricevuto da Dio tanta vita, tanta energia, è stato ripieno dello Spirito Santo per portare frutto alla gloria di Dio e non sfrutta queste possibilità,
non lo dico io, lo dice la Bibbia, è privo di senno, è uno stolto. A che pro ricevere la grazia di Dio se questa grazia di Dio noi la riceviamo in vano? Dio ci ha chiamato a portare frutto. Dio vuole che il nostro cuore sia un cuore che produca dei frutti alla gloria di Dio, e ci ha dato tutte le possibilità. Il frutto che Dio si aspetta da te e da me non è il risultato della nostra capacità, ma è direttamente l'energia che Dio ci ha dato. Ma era sciocco. Guarda ancora. Passai per il campo del pigro e presso la vigna dell'uomo privo di senno, non solo ho scoperto che la vigna non produceva, non solo ho scoperto la pigrizia di quello a cui era stato dato in gestione, ma ho scoperto che le spine crescevano dappertutto. E il seme cadde tra le spine e le spine crebbero, e Gesù, che spiega la stessa parabola, dice che le spine sono le sollecitudini di questo secolo, come dice la versione riveduta, gli impegni mondani e l'amore per il danaro sono spine. Spine che coprono il suolo. Un campo coperto di spine è un campo abbandonato, e le spine sono erbacce. Potete tagliarle quanto volete, hanno le radici così in profondità che voi potete tagliarle ogni anno e ricrescono sempre. Perché è una pianta che si allarga. Le sollecitudini della vita. Come si fa a ritornare alla semplicità e alla potenza del principio di questo benedetto risveglio? A quell'epoca non c'erano impegni mondani e non c'era sollecitudini di questo secolo. Eppure quei fratelli e quelle sorelle e quelle famiglie erano poverissime. Avrebbero allora avuto tutto il diritto di fare un primo e un secondo e un terzo lavoro per poter almeno sopravvivere, ma lasciavano tutto al momento opportuno, perché prima veniva l'opera di Dio. Avevano imparato che cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Adesso troppi cristiani non si accontentano. Qualcuno dirà stasera, fratello, lo dice a noi che stiamo qui, dovresti dirlo a quelli che sono assenti. Ma facciamo attenzione, perché le spine possono crescere inaspettatamente nel cuore di ciascuno. Basta un po'. E Dio ci deve liberare da queste spine tremende che sono appunto le sollecitudini di questo secolo, le preoccupazioni. Sembra quasi che ci manchi la terra sotto i piedi, non riusciamo mai a avere tutto quello che desideriamo quando Dio ci ha dato tanto. E l'apostolo Paolo, che ringraziava i filippesi, diceva: io vi ringrazio che mi avete abbondantemente mandato la vostra offerta, perché il sostegno, perché io sto in prigione, ma io vi dico che io sono contento nella situazione che mi trovo. So abbondare, so non abbondare, io sono contento in ogni modo. Siamo contenti stasera? La gente che corre, s'aggrappa, vuole. E poi sorgono
i problemi nelle famiglie, sorgono problemi spirituali, sorgono problemi fra coniugi, sorgono problemi per i figliuoli che spesso sono abbandonati, sorgono tanti problemi. È le sollecitudini di questo secolo. Signore, aiutaci. Aiutaci ad essere saggi. Giorno per giorno guardiamo il nostro cuore per estirpare qualsiasi origine di spina che sale su, perché queste spine potrebbero mettere radice e alla fine, crescendo, potrebbero turbarci al punto che, venendo il Signore, troverebbe il nostro cuore infruttuoso. Non solo le spine, i rovi coprivano il suolo. Questi rovi ci parlano un po' di più delle spine, ci parlano delle sofferenze. Andate in un campo dove ci sono i rovi e ne uscirete certamente ferito da qualche parte del corpo. Le sofferenze che vengono dalla nostra poca intelligenza, poca avvedutezza. Nel nostro cuore le sofferenze? Sì. Nel nostro cuore le preoccupazioni? Sì. Nel nostro cuore i dolori? Ma è questo quello che Dio ha promesso? No, Dio ha promesso la gioia, Dio ha promesso la serenità, Dio ha promesso la pace, Dio ha promesso la quiete. Come mai che nel cuore dei credenti ci sono tante, tante sofferenze? Non è che permettiamo a queste sofferenze di prendere un posto profondo e preponderante nella nostra vita, al punto che riescono a mettere da parte la gioia della presenza del Signore? E ancora, e il muro di cinta era in rovina, e questa è la cosa peggiore. Ma come? Io ti ho dato un campo, ti ho dato una vigna, te l'ho data perché tu potessi farla fruttare, e te l'ho data in maniera che era ben definita. Non era proprietà di tutti, era proprietà mia e io te l'ho data in gestione. Lo sai che Dio ti ha dato il tuo cuore in gestione? Lo sai che Dio ti ha dato la tua vita in gestione? La vita che abbiamo non è nostra, è di Dio. E ce l'ha data in gestione perché noi ne prendiamo cura. Ma la nostra vita deve essere una vita non aperta a tutti. In un campo senza mura tutti i passanti lo calpestano, le bestie feroci passano, la gente lo utilizza come vuole, e per esperienza nostra ormai ne vediamo, questi campi aperti diventano mondezzai. Ma Dio ha messo un muro di cinta ben preciso. Come si fa allora? Se non vogliamo assolutamente che continuare a impigrire, a sonnecchiare, continuare a incrociare le braccia per riposare, non vogliamo la povertà e l'indigenza, ma vogliamo la ricchezza di Dio. Vogliamo la ricchezza di Dio. Come si fa? Prima di tutto togliamo le spine e i rovi. E poi cominciamo a ricostruire il muro. La tua vita è una vita che appartiene al Signore. Il tuo cuore è un cuore che appartiene al Signore. E allora ricostruisci prima di tutto il muro della fede. Signore, aumentaci la fede, dicevano i discepoli. Ed è una preghiera strana questa di dire: Signore, aumentaci la fede, perché la fede è il dono di Dio, così dice la Scrittura.
Non è che Dio deve venire per aumentare la fede, dobbiamo noi afferrarla questa fede e farla nostra, e questo può essere un muro che ci difende. Dobbiamo ricostruire il muro della preghiera. Quando Gerusalemme fu distrutta, poi Neemia tornò. Avevano fatto tante cose belle quelli che erano andati prima di lui, ma egli domandò a quelli che erano andati a Babilonia qualcosa: ma le mura di Gerusalemme sono state ricostruite? No, abbiamo costruito un po' del tempio, poi ci siamo fermati, poi abbiamo costruito le nostre case, ma le mura della città sono ricostruite? No. E dice, voi se leggete il libro è meraviglioso, perché egli sente in cuore di tornare e non di fare altro, prima di ogni cosa vuole ricostruire le mura, perché sa che le mura sono la difesa e la sicurezza, le mura della preghiera, preghiera incessante, preghiera che è elevazione dell'anima a Dio, preghiera che esprime questa grande intimità con Lui. Non la preghiera della disperazione di quando uno si trova nei guai. Pregano tutti, pregheranno male, ma pregano tutti. La preghiera che è qualcosa di più, che è veramente la difesa, che veramente fa di noi delle persone diverse. Il nostro rapporto con Dio attraverso la preghiera è comunicazione con Lui, è comunicazione continua. Noi tutti affermiamo di amare il Signore, vero? L'amiamo? E parliamogli. L'amiamo e abbiamo comunione con Lui. E parliamogli e diciamogli tutto quello che è sul nostro cuore. La preghiera è comunicazione, la preghiera è intimità, la preghiera non è il rapporto che noi possiamo avere con Dio mentre siamo nella radunanza, la preghiera non è neanche quelle due o tre preghierine che diciamo al giorno all'ora dei pasti, quello è ringraziamento, e noi dovremmo sempre ringraziare Dio per tutto. Ma la preghiera è un po' di più, è il nostro colloquio con Dio. Siccome l'amiamo, parliamo con Lui. Siccome l'amiamo, parliamo con Lui. E Lui poi parla con noi. E allora si crea questo senso di sicurezza e di difesa. Quando Dio è con noi, Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Noi siamo al sicuro. Ricostruire il muro della parola. E allora io dico: Signore, grazie per la tua parola. Grazie perché questa parola che noi leggiamo è il nostro cibo, è la nostra forza, è la nostra difesa, è il nostro sostegno. Siamo radunati intorno alla parola di Dio. E questa parola sia la base della nostra vita. Ma il muro di cinta d'un terreno afferma che quel terreno, quel campo, quella vigna è proprietà di qualcuno. È proprietà di qualcuno. Se non ci fosse il muro di cinta, nessuno saprebbe che è proprietà privata. Il tuo e il mio cuore, la tua vita e la mia vita sono proprietà esclusiva di colui che l'ha acquistato. E qui la domanda è: perché non cacciamo via gli intrusi dal nostro cuore?
Perché non facciamo sì che questa esclusività appaia chiaramente, anche se deve fare di noi delle persone un po' differenti da tutte, lo siamo? Tutti debbono sapere che apparteniamo al Signore. Ma poi la gente, non ti preoccupare, debbono sapere che c'è un muro di cinta dell'esclusività. Debbono sapere che il nostro Dio è un Dio geloso e che non permette che altri occupino la sua proprietà. Dio, per lo Spirito suo, ci ricorda: siate santi perché io sono santo. E la santità è separazione, e la santità è esclusività, e la santità è qualcosa unica tra tutte le cose del mondo. Tutti debbono sapere che noi apparteniamo al Signore e che il nostro cuore è totalmente sua proprietà. Signore, aiutaci stasera. Io non sto parlando a voi, sto parlando a me, perché questa parola è una parola che colpisce ognuno di noi e ci fa riflettere su un fatto: che noi siamo il popolo di Dio, redento dal prezioso sangue di Gesù. Stasera il nostro Signore viene e ci visita. Viene, la sua visita, come sempre, è una visita in attesa, ma fino a un certo punto, perché gli ha detto: dovunque due o tre sono radunati nel nome mio, sono in mezzo a loro. Gesù è qui. Com'è il tuo cuore? Com'è il mio cuore? C'è la pigrizia? C'è la stoltizia? Ci sono le spine? Ci sono i rovi? C'è il muro in rovina? Nessuno di noi può rispondere per gli altri. Ognuno guardi al proprio campo e alla propria vigna. Ma prima di andare a casa stasera, guardiamo e riflettiamo e scopriamo qual è la nostra situazione, perché il Signore vuole che le spine siano tolte, che mettiamo da parte la pigrizia, che mettiamo da parte la stoltizia, che mettiamo da parte gli impegni del mondo e l'amore per il denaro, che non ci facciamo sorprendere troppo dalle sofferenze che capitano intorno a noi. E soprattutto desidera che la nostra vita gli appartenga totalmente. Innalziamo queste mura. Quell'uomo di Dio andò di notte, circuì la città di Gerusalemme, vide com'era e pianse e disse: prima di ogni altra cosa io voglio sistemare questo. Bisogna sapere che Gerusalemme appartiene a Dio, ci debbono essere le mura. Innalziamo le mura della fede, della preghiera, della parola, ma soprattutto, prima di tutto, la mura della santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Siamo suoi stasera. Lasciamo che Dio parli ai nostri cuori e impariamo da questa preziosa parola, e lasciamo che lo Spirito Santo ci aiuti a togliere ogni cosa che non è di Dio e a fare in modo che noi possiamo totalmente appartenere a Lui. Signore, ci benedica.